Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto Mirta Merlino. Questa volta non ha potuto restare in silenzio e ha messo a tacere ogni indiscrezione sul suo conto. Mirta Merlino è una celebre giornalista e conduttrice televisiva che, nell'ultimo anno, ha fatto molto discutere a causa del suo nuovo progetto al timone di Pomeriggio 5. La pacatezza ed i suoi modi gentili hanno conquistato il cuore del grande pubblico. Classe 1969, Mirta nasce a Napoli e cresce in una famiglia di intellettuali da cui eredita la passione per la cultura e l'informazione. Così, dopo aver concluso il percorso accademico, decide di intraprendere la strada del giornalismo. Inizia la sua carriera nella redazione del quotidiano Il Mattino, ma la sua professionalità e passione le permette il tanto atteso salto di qualità e diventa l'icona della televisione italiana alla conduzione di diversi programmi Rai come Italia Maastricht, Energia e La Storia Siamo Noi. Ambasciatrice UNICEF dal 2019 e Cavaliere della Repubblica Italiana dal 2021. Mirta Merlino nell'ultimo anno ha lasciato l'aria che tira in onda sulla 7 poi si è fortemente desiderata dall'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Mirta Merlino, l'inizio della sua carriera in Mediaset. Il 2023 è stato un anno ricco di cambiamenti, soprattutto a seguito della rivoluzione televisiva messa in atto da Pier Silvio Berlusconi. Quest'ultimo ha voluto ripulire i programmi Mediaset dalla volgarità, dall'eccessiva mancanza di rispetto e dal trash che ultimamente popolava la televisione italiana. A beneficiare di questo epocale cambiamento è stata Mirta Merlino, una giornalista che da sempre ha dimostrato di conoscere i limiti da non superare e soprattutto che ha sempre sostenuto l'informazione. Alla Merlino è stata quindi affidata la conduzione di Pomeriggio 5. Sottraendolo alla storica Barbara D'Urso. Durante un'intervista rilasciata a Repubblica, Mirta Merlino ha confessato di essere completamente soddisfatta del suo percorso professionale a Pomeriggio 5. La giornalista ha ammesso: "Ho un competitor fortissimo che ha una storia e una sola pubblicità contro le mie quattro. Dopo il nero degli spot riparto. Considero i 2 milioni di persone che mi seguono una medaglia." L'argomento poi si è spostato su un tema delicato che, nell'ultimo anno, è stato oggetto di discussione. Inevitabile è stata la domanda sulla sua collega Barbara D'Urso a cui non è stato rinnovato il contratto da Mediaset senza preavviso. Mirta ha ammesso l'intelligenza della D'Urso ed ha confessato: "Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l'abbia con me. Mi ha chiamato Pier Silvio. Il problema tra me e lei non esiste. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video."